Passiamo all'oggetto numero 7, l'ultima question time. Telemedicina in Umbria, chiarimenti sulle modalità e tempi della sua implementazione. Quale piano per nuove assunzioni e formazione al fine di potenziarne l'impatto positivo e scongiurare ulteriori tagli ai servizi sanitari e sociali? Interroga il consigliere Bianconi e risponde l'assessore Coletto. Grazie, vicepresidente. La salute dovrebbe essere la priorità assoluta per chi amministra il bene comune. Diciamo che su questo tema c'è ancora molto da fare, molto da lavorare, e questo continua a preoccupare i cittadini della nostra regione, i cittadini residenti, ma anche i tanti visitatori, i turisti che la popolano in questa stagione che ci auspichiamo possa essere buona e positiva. Il progressivo smantellamento del servizio sanitario e sociale nella nostra regione, soprattutto nelle aree interne e marginali, è inarrestabile. Tutto ciò riguarderebbe non soltanto la rete medica, ospedaliera e di emergenza, ma anche la variegata rete dei servizi sociali pubblici, che rappresentano un fondamentale presidio di prevenzione, assistenza, cura e monitoraggio della popolazione, soprattutto di quella popolazione anziana, fragile e non autosufficiente. Secondo i dati Istat, pubblicati ad ottobre 2022, in Umbria la popolazione a rischio di povertà o esclusione sociale è stimata in circa il 16% del totale, 138.000 individui. A questo, i dati pubblicati ad aprile 2023 aggiungono una quota di over 65 anni pari al 26,8% della popolazione e di ultra 80 anni al 9,2. L'Umbria sarebbe quindi tra le regioni più anziane d'Italia. Questa interrogazione, che tratta di digitalizzazione e telemedicina, ha come elemento fondamentale il comprendere se la digitalizzazione e la telemedicina verranno utilizzati per migliorare effettivamente la qualità dei servizi sanitari per i pazienti, seppure in un'ottica di ottimizzazione dei costi e miglioramento dell'efficienza. È fondamentale che non divengano il pretesto per coprire tagli ulteriori dei servizi sanitari lineari, o che restino servizi soltanto virtuali, senza il personale o le infrastrutture per farli funzionare. I medici e il personale sanitario in questa nostra regione sono spesso al limite delle proprie capacità di tempo per seguire gli attuali pazienti. Per poter realizzare un sistema di telemedicina veramente più efficiente e di qualità servirebbe quindi non soltanto un'adeguata formazione del personale esistente, ma anche l'assunzione di nuove figure professionali mediche, sanitarie, sociali e tecniche, che dovrebbero poi seguire i pazienti a distanza con queste nuove tecnologie, in modo da farle funzionare effettivamente e sfruttarne il potenziale. Inoltre è fondamentale garantire da parte dello Stato e della Regione la sicurezza dei dati sensibili, che aumenterebbe enormemente di molo importanza in caso di implementazione di tale sistema. È sotto gli occhi di tutti quello che è successo in Abruzzo, con oltre 522 gigabyte pubblicati, e su questo sono venute alle luci informazioni incredibili, dati sensibili veramente pesanti da trovare sul web. A tal riguardo quindi interrogo la Giunta per sapere quali servizi sanitari vorrebbe concretamente siano realizzati in telemedicina, chiarendo entro quale data l'intero sistema dovrebbe entrare a regime, su quali strutture sanitarie verrà utilizzato e se si procederà a un aumento della pianta organica di medici o altri professionisti sanitari e sociali che dovrebbero occuparsi a distanza di tale prestazione.
per sapere come intende procedere alla formazione del personale medico, sanitario e sociale sull'utilizzo di tali piattaforme affinché siano in grado di utilizzare adeguatamente tali tecnologie. E infine, per sapere quali misure ha adottato ad oggi al fine di garantire la sicurezza informatica dei dati sensibili dei pazienti umbri e scongiurare attacchi hacker che possono mettere a rischio tali informazioni. Grazie. Invito grazie. I consiglieri a prendere posto che dopo inizia il consiglio. Grazie Presidente. Intanto volevo sottolineare in partenza due o tre dati. Il primo, nessuno ha smantellato niente. Anzi, abbiamo proposto un piano di efficientamento che manca dal 2011. Povertà e esclusione, la citava giustamente la povertà e l'esclusione. Questi sono dati a livello nazionale che valgono anche per l'Umbria, evidentemente. In tal senso abbiamo sollecitato a livello di Commissione Salute e di Conferenza di Servizi quella che è la modifica degli attuali criteri di riparto del fondo regionale. Implementando che cosa? Implementando quello che è una percentuale che è stata dedicata alla deprivazione, cioè alla povertà territoriale e altri parametri che sono all'interno della deprivazione, e a un aumento della percentuale del criterio legato all'anzianità della popolazione, in considerazione del fatto che, come dice lei, l'Umbria è fra le popolazioni più anziane ed è fra le popolazioni, diciamo, che maggiormente ha bisogno di assistenza vista la percentuale di ultra 65enni e ultra 80enni. Personale, è dal dicembre del 2021 che sollecitiamo, prima dell'approvazione del DM77, proprio il personale destinato al territorio, quindi all'attivazione delle COT, delle centrali operative territoriali, appunto ospedali di comunità, oltre che delle case di comunità. È evidente che servono medici, che sono stati bloccati col numero chiuso, sono stati ulteriormente bloccati con quelli che sono i corsi di specializzazione, servono infermieri, assolutamente insufficienti anche ad oggi, servono OSS, quindi per completezza di informazione era giusto dire. Peraltro siamo rientrati nel rispetto del limite del tetto del personale dettato dal DL95 del 2012, come citavo poc'anzi. Test e costi 2004, quindi il numero del personale, meno l'1,4%. È stato parzialmente revisionato dal decreto Calabria, ma evidentemente anche quell'intervento, essendo del 2019, non tiene conto delle necessità territoriali. Tornando al tema dell'interrogazione, in relazione alla richiesta, appunto riguardo alla telemedicina, il piano operativo è stato valutato da Agenas ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministero della Salute 30 settembre 22. È risultato congruo, come da comunicazione acquisita al protocollo regionale 27 marzo 2023. Il suddetto piano prevede l'attivazione di servizi di televisita, già attivate in alcune sporadiche realtà, di telemonitoraggio, di telecontrollo, di teleconsulto, di teleassistenza. Come da target previsto dal PNRR 30 giugno 23, dovrà essere individuato il modello organizzativo regionale per l'erogazione e la gestione dei servizi di telemedicina, che dovrà tener conto sia del modello di riorganizzazione dell'assistenza territoriale adottato con DGR 1329 del 14 dicembre scorso e previsto dal DM77 del 2022, sia delle linee guida organizzative contenenti il modello digitale per l'attuazione dell'assistenza domiciliare approvate con decreto ministeriale del 29 aprile del 2022, che prevede appunto l'attivazione della telemedicina e dell'assistenza domiciliare, l'attivazione dei primi servizi di telemedicina come ulteriore target del PNRR è prevista per il 31/3/2024. Da sottolineare che, come da indicazione di Agenas, nel piano operativo sono stati elencati i moduli che la Regione intende acquistare, strumentali all'avvio dei servizi di telemedicina.
La Regione inoltre ha dichiarato di avere necessità di acquisire anche il servizio di assistenza dei moduli suddetti, che consente di usufruire della relativa formazione dei servizi di integrazione all'infrastruttura nazionale di telemedicina e del servizio di assistenza tecnica. Mi preme sottolineare che i servizi di tecnoassistenza saranno utilizzati in prevalenza dai professionisti sanitari, compresi i medici delle cure primarie, nelle case di comunità, negli ospedali di comunità, nelle attività di assistenza domiciliare che saranno implementati nel corso del biennio, nonché nelle strutture ospedaliere per migliorare i servizi erogati. In merito alla formazione del personale medico, sanitario e sociale sull'utilizzo, si segnala che il Centro Unico di Formazione Regionale, già in fase di sperimentazione ottobre-dicembre 2022, ha realizzato la prima edizione del corso dal titolo Pazienti affetti da patologie croniche, formazione sul campo. Alla prima edizione hanno partecipato 50 infermieri dei distretti di tutta la regione che, guidati da medici e infermieri ospedalieri, hanno appreso conoscenze teoriche in aula ed hanno iniziato la fase di addestramento degli ambulatori al fine di rafforzare le competenze di esecuzione di tali esami. Quindi non è che sia stata accantonata la formazione, è ben chiaro che serve formazione e ci siamo già attivati col Centro Unico della Regione Umbria. A breve si potranno effettuare tali esami con refertazione a distanza e il conseguente monitoraggio del paziente. Sono in corso altri progetti formativi che sviluppano le competenze teorico-pratiche del personale che opera a livello territoriale. L'ulteriore formazione in materia sarà realizzata a cura del Centro Unico di Formazione Regionale e sviluppata progressivamente all'implementazione dei servizi. Finisco. Per quanto concerne la sicurezza dei dati, si rappresenta che la Giunta regionale, con delibera 1170 del 24 novembre 2021, piano digitale regionale triennale, ha approvato per l'anno 2022 l'elenco dei progetti Security 2021-2022 per la sanità, che prevede tra i vari prodotti un assessment del livello di sicurezza dell'informatica all'interno delle aziende del sistema sanitario regionale, l'individuazione delle azioni di adeguamento ai livelli di sicurezza dettati anche dalle linee guida OSE operatori, appunto, servizi essenziali. Il progetto è affidato alla società Inhouse 2.0, che gestisce il data center regionale unico presso cui sono ospitati molti sistemi informativi in uso presso le aziende del servizio sanitario. Inoltre voglio evidenziare che la Direzione Regionale Salute e Welfare ha ottenuto nei mesi scorsi un finanziamento dall'Azienda Nazionale di Cybersicurezza per il progetto Potenziamento della Resilienza Cyber della Sanità Umbra, che prevede l'attuazione di campagne di ethical phishing per le 4 aziende sanitarie umbre per la Regione dell'Umbria e di sensibilizzazione alla cyber security per amministratori e dirigenti. L'attivazione di supporto specifico dell'ICT regionale e l'adeguamento delle componenti dell'ICT security relativamente alle infrastrutture interne alle aziende sanitarie. Il progetto deve essere concluso nel rispetto del PNRR, quindi entro il 2024. Mi scuso per la lunghezza, ma il numero delle domande era altrettanto importante. Grazie. Prego, consigliere Bianconi, per la replica. Invito i consiglieri a sedersi, che subito dopo inizia il consiglio dopo la replica del consigliere Bianconi. Prego. Grazie assessore per la sua risposta. Faccio soltanto qualche breve considerazione. Gli umbri oggi considerano l'offerta sanitaria pubblica della nostra regione peggiore di quella di ieri, peggiore di quella di 5 anni fa, peggiore di quella di 10 anni fa, e questo è un fatto. Confido e spero, assessore, che nel miracolo, e quindi che in coda del suo mandato, possa riuscire a creare un'inversione di tendenza. Ringrazio tutte quelle persone, tutti quegli operatori sanitari che ci mettono il cuore e l'anima ogni giorno nei nostri ospedali in questa regione. E spero di poterla ringraziare, assessore, alla fine
di questo mandato, perché in coda riuscirà a fare il miracolo e a migliorarla questa sanità. Io vivo qui e lo spero, veramente. Grazie.